Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi vediamo un allenamento alla pera elastica. Andrò ad alternare dei round di lavoro al sacco con dei round di lavoro alla pera elastica che vedete qui alle mie spalle. Farò 4 round in totale. Primo round al sacco, secondo round per elastica, terzo round al sacco, quarto e ultimo round alla pera elastica, cercando di lavorare sempre in scioltezza e velocità. Vi farò vedere i guanti che andrò ad utilizzare per fare il sacco e i guantini più leggeri che utilizzerò nei round di lavoro alla pera elastica, proprio per essere più preciso nel colpire il bersaglio piccolo. Iniziamo insieme questo allenamento.
Ok, l'allenamento è finito. Come avete visto, ho fatto solo 4 round, che non sono tanti, però possono bastare come allenamento se fatti bene, in maniera intensa, efficace, curando sempre la tecnica dei colpi e soprattutto tenendo in considerazione che alla perelastica bisogna cercare di lavorare in scioltezza e in velocità, potendo possibilmente aumentare la velocità round per round, come ho fatto io, che nell'ultimo round ero cotto, ok? E quindi niente, spero vi sia piaciuto questo primo allenamento alla perelastica, chiaramente ne farò altri. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, scrivetemi nei commenti qui in basso se avete qualche domanda o qualche richiesta da farmi, sarà per me un piacere rispondervi e vi aspetto nel prossimo allenamento alla pera elastica. Ciao a tutti!